Partecipiamo a questa manifestazione, come tante altre che sono già state fatte nella città di Torino, per solidarietà con il popolo palestinese. Chiediamo la fine dell'occupazione, la fine dell'apartheid e la fine di questo che è un genocidio, così come in qualche modo è stato accettato anche dalla Corte di Giustizia Internazionale dell'AIA, la quale ha chiesto a Israele di smettere tutti gli atti che si potessero configurare come genocidio in un mese, e di fatto in questo momento si stanno preparando per attaccare Rafah. Rafah è l'ultimo luogo non sicuro, perché hanno già bombardato e stanno bombardando, dove circa 1.400.000 persone si sono spostate da tutta la Cisgiordania. Questa situazione va avanti da 75 anni, con gli ultimi mesi di un vero e proprio massacro. Noi vogliamo essere vicini al popolo palestinese, che tra l'altro non ha possibilità di essere sentito se non attraverso i social, perché tutta l'informazione occidentale è assolutamente falsata e minimizza o assolutamente non ne parla. Inoltre vogliamo anche protestare contro il nostro governo, un governo che appunto si è astenuto al cessate il fuoco, governo che sta continuando a vendere le armi ad Israele, governo che non ha preso nessunissima posizione e al contrario. Quindi questi sono i motivi che inducono tante persone a Torino, in Italia, ma anche nel mondo. Le manifestazioni si stanno susseguendo e direi che la maggioranza della popolazione è con i palestinesi, sono i governi che non stanno ascoltando, perché ovviamente sono in gioco interessi di tutti i tipi. Come dati informativi vorrei aggiungere che sono stati distrutti praticamente tutti gli ospedali della striscia di Gaza, ne sono operativi pochissimi, in pessime condizioni. Questo vuol dire che vengono effettuate amputazioni agli arti inferiori e superiori di adulti e di bambini senza anestesia, perché non ci sono più medicinali. Vuol dire che delle donne che devono partorire hanno subito un cesareo senza anestesia, vuol dire che tutte le persone che hanno patologie croniche come tumori o altro non stanno ricevendo nessuna cura. Sono state distrutte tutte le scuole, quindi privando totalmente dell'istruzione i bambini. È stato bombardato personale sanitario degli ospedali, anche Medici Senza Frontiere. Sono morti 130 giornalisti ad oggi che cercavano di testimoniare. È stato raso completamente al suolo tutta la striscia di Gaza. E la Cisgiordania, che comunque non ha un rapporto diretto con Hamas, che è stato un po' la giustificazione di Israele per portare a termine un progetto che era già ben preciso e definito precedentemente e che adesso sta apertamente dicendo vogliono ammazzare il più possibile di palestinesi, compresi i bambini, perché quando cresceranno saranno dei terroristi, e quelli che rimangono vogliono farli vivere in una condizione così terribile che se ne andranno da soli. Questo non lo sto dicendo io, lo stanno dicendo più ministri e lo stesso Netanyahu. Stavo dicendo la Cisgiordania, che non è coinvolta direttamente con Hamas, sta subendo comunque violazioni di tutti i diritti umani, uccisioni a sangue freddo, e anche lì la vita è completamente impossibile. Quindi riguarda tutto il popolo palestinese, con un chiaro intento di eliminarlo fisicamente o comunque toglierlo da quello che Israele considera, per grazia di Dio, un suo territorio. Free, free Palestine! Free Palestine! Oggi insieme tutti e tutti
raggiungeremo la prefettura per denunciare e dire chiaramente basta con queste complicità, basta con le guerre. Lo Stato italiano ha stanziato e stanzierà più di 29 miliardi per la difesa e per la militarizzazione e solo 11 milioni per la sanità. Questi dati confermano in modo chiaro quanto l'Italia sia solo vittima e continui a portare avanti questa politica bellica a scapito dell'istruzione e della sanità pubblica. Noi siamo in piazza per dire basta soldi alla guerra, soldi alla scuola e all'istruzione e alla sanità pubblica. Siamo qua in piazza anche per opporci a tutti i tentativi di censura e repressione del dissenso. Lo abbiamo visto davanti alle sedi RAI in queste piazze di questi giorni. Lo abbiamo visto al giorno della memoria in cui il governo Meloni ha vietato le manifestazioni per il popolo palestinese. E abbiamo visto qual è stata la risposta. La risposta è stata violenza, manganelli e repressione. Siamo qua in piazza oggi anche per dire di rescindere gli accordi tra il Comune di Torino, Irene e Mekarot, un'azienda che sta privando di acqua la popolazione palestinese. Dobbiamo chiedere il cessate il fuoco, ma non solo. Dobbiamo chiedere la creazione di corridoi sanitari, la rescissione di questi accordi, la rescissione degli accordi tra le università, le scuole, Israele e tutte le aziende belliche, per l'autodeterminazione della Palestina e per una Palestina libera. انا فلسطين كنموت وانتم ساكتين ياك انتم اخوتي ياك احنا كاملين نفس المين بغيتكم غير تقولوا لي بالدم ديالي شحال كيسوى che scendono tutti i sabati a favore e a fianco del popolo palestinese, che dall'inizio di questa guerra ha subito più di 30.000 morti, più di 30.000 morti che sono la stragrande maggioranza bambini e donne e anche anziani innocenti che non hanno fatto niente, tutta la loro colpa di essere nati in una terra che è stata svenduta più di 100 anni fa, è stata svenduta ad una massa di popolazione che l'ha occupata e alla fine sta provando sempre a cacciare via gli abitanti di questa terra. Allora anche noi per questo motivo scioperiamo sia per la libertà delle altre popolazioni ma anche per le nostre condizioni, perché solo tramite questo, solo tramite questa solidarietà noi possiamo fare una resistenza anche con il popolo palestinese. Noi possiamo sostenere in una maniera attiva il popolo palestinese scioperando nei luoghi di lavoro. Viva Palestina, Palestina Horra, Palestina Libera. Siamo qui nel quinto mese di questo massacro che sta succedendo al popolo palestinese e siamo qui per dichiarare la nostra umanità e siamo qui a dire basta a questo genocidio, a questo stato apartheid dei sionisti in Palestina, basta dire che questo è un problema religioso, dobbiamo capirci, chiarirci che questa è un'occupazione. Un'occupazione di una patria e questa patria ha dei figli, se possiamo dire, che sono i palestinesi. Tutte le persone sono benvenuti in qualsiasi parte nel mondo, senza darci fastidio ai proprietari della terra. Per quello noi siamo qui ancora e rimaniamo ancora con i popoli oppressi nel nostro mondo, specialmente oggi con questa crisi umanitaria in assoluto per il popolo di Palestina, il popolo specialmente di Gaza e il popolo anche di Cisgiordania, che è quello che sta succedendo in continuo. Noi siamo qui a Torino, molte persone senza nazioni, senza colori, senza religioni, di molte nazionalità a dichiarare la nostra umanità che siamo contro questo genocidio e questa carneficina in continuo. Speriamo che questa guerra si ferma e speriamo che questo problema avrà la sua vera, giusta soluzione. Grazie a tutti voi. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa.